Oh, giovani amici di Facebook, oggi è tempo di Nerf War, quindi ovviamente cosa spacchettare se non il fucilone più grande disponibile adesso tra i Nerf, questo nuovissimo Modulus. Si chiama Modulus perché hanno avuto l'ideona di farlo appunto modulare. In realtà anche i vecchi fucili Nerf avevano la possibilità, avevano diverse slitte in cui andare a collocare diversi accessori che magari si potevano scambiare tra i fucili che avevate acquistato. Qui sono andati oltre, hanno fatto sia diverse combinazioni all'interno di questo set, in più hanno rilasciato, tanto per spillarci un po' più di soldi, anche due espansioni. Una si chiama Long Range Upgrade, che è questa qui, e comprende il mirino, il treppiede, eccetera. E l'altra invece si chiama Stealth Operations, e dovrebbe contenere il silenziatore, diciamo tutti quanti i pezzi per trasformare il fucile in un fucile da diciamo ninja, tra virgolette. Però metto via un attimo queste due espansioni che vi faccio vedere tra un secondo e andiamo a spacchettare insieme questo Nerf Modulus ECS10. Costa dunque di listino, se non ricordo male, 60 euro. Ma su Amazon l'ho già visto a 50, quindi non è neanche un costo particolarmente eccessivo. Ve lo faccio vedere anche dietro. Come vedete, ci sono un'infinità di combinazioni, sia accessori che si possono comprare a parte, sia accessori già forniti. Qui addirittura vediamo nella foto una versione assurda con scudo e compagnia. Però, insomma, mi sembra molto fica questa cosa della modularità del fucilone. Non mi fanno impazzire i nuovi colori Nerf, come non mi sono mai piaciuti i colori Nerf. Io li ho sempre moddati, i fucili moddati un po' alla molla, e un po' soprattutto li ho colorati di nero, che mi piacciono molto di più. È molto facile, ve lo consiglio. Vi basta veramente smontarli, hanno quattro viti in croce, togliere via, diciamo, i pezzi che volete colorare e verniciarli a spray con dell'acrilico nero opaco o il colore che più vi aggrada. Questa versione bianca e arancio e grigia non mi fa impazzire, probabilmente è anche verde un po', probabilmente è meglio dei vecchi, diciamo, di quelli a cui ero abituato io, ma è ancora un po' troppo bimbo minchia per me. Allora, questo è il contenuto della scatola. È un fucile elettrico questo, quindi non ha la carica manuale. Non so se è una buona o una cattiva notizia. Sui vecchi fucili in realtà era una cattiva notizia perché aveva una portata inferiore. Però voglio tirarlo fuori da qua. Allora, vediamo come fare. Spacco tutto, utilizzerò il mio coltellino. Qui ci sono anche i proiettili forniti, solo 10, quindi vi dico già di procurarmene in quantità, perché 10 sono veramente nulla. Sono poi quello che porta, da quello che ho capito, il caricatore incluso, che è un po' piccolo, se volete sapere la mia, che poi è questo qui. Sì, 10. Allora, intanto lo carico. Vi mostro anche come si carica, semplicemente. Adesso metterne 10 dovrebbe essere abbastanza veloce, perché vedete che il caricatore vi indica, diciamo, da che parte poi usciranno i proiettili. Io do per scontato che sapete tutti cos'è un Nerf, che sono questi questi fucili pistole che sparano questi proiettili di gomma, quindi in teoria non fanno male e sono utilizzabili un po' alla softail, per intenderci, tra amici, in ufficio, in giro, e questo è il grande vantaggio, senza dover indossare mille protezioni, perché questi proiettili che escono da qui, alla fine, anche se ti vengono in faccia, non fanno particolarmente male perché sono completamente in gomma. Ora, ho caricato il caricatore, non ho tirato fuori le istruzioni come al mio solito, chiaramente. Allora, questo è il corpo principale, da quello che ho capito è un fucile a batteria, per cui andranno inserite le batterie da qualche parte. Allora, le batterie vanno messe qua dentro, non sono incluse nella confezione, ci vanno 4 batterie AA, quindi stilo. E è necessario anche un cacciavite, perché le batterie sono protette qui da questo schermo, che
che viene via, vedete, e poi dopo possono essere disposte. Così. Qui si riposiziona, si riavvita. Vediamo se funziona. Vediamo. Sì, funziona. Allora, praticamente si preme questo tasto qui e si mette in funzione. Sentite? Il motorino elettrico che carica la molla, e quando si preme qua, bam, spara. Ho caricato due colpi. Allora, ci sono sfighe e vantaggi in un Nerf elettrico. Allora, i vantaggi che non devi ricaricare ogni volta, per cui tu metti in funzione, poi hai una frequenza molto alta, come vedete, ho scaricato il caricatore in poco tempo, e questo è un vantaggio innegabile nelle distanze corte e medie. La sfiga unica è che solitamente devo testarlo ancora questo, per cui magari ha anche una super portata, però solitamente i fucili elettrici non hanno una grandissima portata, perché la molla che viene utilizzata per lanciare i proiettili è più piccola, o comunque viene messa, diciamo, meno in tiro con il motorino elettrico. In quelli normali, per intenderci, c'è una carica manuale, per cui tu vai a caricare la molla e puoi sparare. Chiaramente hai tempi di sparo molto più lunghi, così, a meno che non sei tu super veloce. È anche vero che su quelli manuali non elettrici è molto più facile far inceppare il fucile, soprattutto quando si smanetta troppo in fretta. Quindi molto positivo questo Modulus, come avete visto ha una cadenza di fuoco veramente ottima. Ha batterie super cariche, chiaramente in questo momento ha le batterie nuove, quindi ovviamente l'avete visto al top. E allora vado a montare poi i diversi accessori che ci sono. Allora c'è questo che è, diciamo, la maniglia per diciamo impugnarlo in questa maniera, con anche la mano sinistra. Poi ha un calcio fornito a incastro, semplicissimo, quindi diventa così. E poi ha anche per la parte frontale questo finale, tac, e questo mirino per la parte superiore, tac. Quindi questa, diciamo, è la forma che si riesce a ottenere definitiva con la confezione base. Però non finisce qui Modulus, perché, come vi dicevo, adesso poi recupero anche tutti i dardi, sono finiti in tutto quanto l'ufficio. E come vi dicevo, ci sono due espansioni che sono la Long Range e la Stealth Ops, che hanno, diciamo, usi diversi. Non sono molto sicuro della loro effettiva utilità, chiariamoci bene, tanto per parlare chiaro. Però, visto che le ho, ve le spacchetto tutte e due. Allora, cominciamo con la Long Range. Eccola qua, questa è la Long Range, costa su Amazon 21 euro in questo momento, comunque batte tra i 20 e i 25 euro, quindi non poco in realtà, praticamente la metà del fucile. Vado ad aprire, così vi faccio vedere subito che cosa contiene. Questo è il risultato invece con il kit Long Range, che comprende appunto il finale diciamo allungato per migliorare la precisione sui tiri lunghi, il treppiede che è la cosa più comoda in assoluto, e il nuovo mirino. Allora, i mirini, come faccio a mostrarveli? I mirini in realtà sono mirini, per modo di dire, sono sempre giocattoli questi, per cui vedete, semplicemente si va a prendere la mira in questa maniera qua. Testerò sul campo se funzionano bene, ma ho i miei dubbi. La cosa più comoda di questo set è appunto il treppiede, perché ti permette di utilizzarlo in comodità anche appoggiato a terra, e quindi questo è molto fico. Vado a togliere tutto e vi faccio vedere l'ultimo set. L'ultima espansione che vi dicevo è la Stealth Ops, che costa 25 euro, eccola qui, e ha altri tre pezzi che fondamentalmente si montano nelle stesse posizioni delle espansioni che vi ho appena fatto vedere.
rifaccio tutto, rispacco tutto qua. Ed ecco qui i pezzi nuovi. Allora abbiamo un finale nuovo che diciamo va a simulare un silenziatore. Eccolo qua. Non so quanto silenzi, ma una nuova impugnatura frontale che da quello che vedo si ripiega, credo. Direi che si ripiega. Vediamo se ce la faccio a infilarla. Ecco qua, se premo qui si ripiega, esatto, vedete? Si ripiega in due posizioni e poi si blocca, quindi questa diciamo e quest'altra, non è male. E un nuovo mirino che simula un po' quello di reso famoso da Call of Duty. Questo è figo, questo mi piace assai. Allora, il fucile base direi che è più che promosso. Le espansioni sono più che altro estetiche, l'avete visto anche voi. Insomma, sono molto fighe in realtà, perché ti cambiano il fucile esteticamente anche tanto. Però insomma, funzionalmente non so quanto siano davvero utili. Secondo me il fucile naked senza niente probabilmente è la cosa migliore. Però è chiaro che è bello anche avere finali diversi, no? Si possono fare, leggevo, 150 combinazioni con tutte le espansioni. Guardate che bello che è, così per dire, no? Tac, piuttosto che il mirino gigante sopra, piuttosto che la maniglia diversa qui frontale, eccetera, piuttosto che il treppiede che, ripeto, si può montare a questo punto anche direttamente qui. Tac. Qui da avere doppio utilizzo, no? In questo caso. E rimane da capire la gittata, essendo un fucile elettrico, ma chiaramente ha tantissimi altri vantaggi, come vi spiegavo prima. Costa 50 euro su Amazon, se vi interessa il link è qui sotto. Vi consiglio di acquistarlo se volete fare delle Nerf War con i vostri amici. Se volete risparmiare un po', c'è un modello relativamente nuovo della linea N-Strike Elite, che è a molla e manuale, quindi come vi spiegavo prima di ogni colpo si ricarica. Secondo me ha una gittata maggiore, ma non ne posso essere sicuro. Si chiama Retaliator e costa 30 euro. Vi metto il link anche di quello qui sotto, costa meno ed è forse la cosa migliore per avvicinarsi alle Nerf War, sia che le volete fare in ufficio, in giardino, sia che magari volete comprare queste cose per i vostri figli invece che per voi, non come noi che siamo dei bimbi minchia. Comunque, Nerf Modulus si chiama questo nuovo fucilone della Nerf modulare, è molto figo, elettrico e costa 50 euro su Amazon. Se vi è piaciuto il video fate like, fate share e ci vediamo al prossimo Uncout of Boston. Ciao!